Benvenuti. Questo è Mi Spiancuola, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi. Tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sei arrivato a me, a sua mente. È perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino. Un cammino che ti porterà dentro di te. A comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola. Inizia dal primo video, nell'agosto del 2019. Troverai il link qui sotto nel box informazioni. E piano piano risali, studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te. Un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri, anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza, unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica. Lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace, amore ed energia. Eccoci qui in un nuovo video. Questo video sarà veramente piccino picciò. Perché voglio ricordarvi qualche cosa che sfugge, e spero che questa cosa che vado a ricordarvi vi sia d'aiuto, soprattutto nel momento in cui credete che non potete manifestare qualche cosa, right? Ok, inoltre, questo è qualcosa che per chi proviene dalla vecchia legge di attrazione non è mai stato chiarito bene. E quello che voglio dirvi è che la vostra intera vita, la vostra realtà, è una manifestazione. Voi non potete fare a meno di manifestare. Cioè, voi state manifestando in questo istante. H24. Non c'è un momento della vostra vita che non manifestate. Mentre siete svegli, mentre dormite, mentre mangiate, mentre lavorate, mentre guardate un film, mentre qualsiasi cosa. Cioè, non c'è un momento della vostra vita che voi non manifestate. Ora, nella vecchia legge di attrazione, quella occidentalizzata, ok? Quella riduttiva, quella che ti dice 5, fa 5 minuti di tecnica, risolve tutto, è passato questo concetto erroneo, sbagliato, erroneo, errato, scusate, sbagliato, sulla questione che uno deve manifestare, deve imparare a manifestare, devo imparare a manifestare, o manifesto soltanto nel momento in cui manifesto qualcosa che mi interessa, che sia una cena fuori con quello che mi piace, o una macchina, o una casa, o un lavoro, o quello che volete voi. Quindi quella è manifestazione. E resto che è? Inserire i grilli che boh. No. Dal momento che venite al mondo, ok? Che fate ok? Al momento che è tutta una manifestazione. Tutta. Non c'è un momento che dici, ok, adesso sto manifestando. È un momento che non lo sto facendo. Non c'è un on-off. Adesso sì, adesso no. Manifesto, non manifesto, manifesto. Non manifesto. No, 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 no. Questo è un concetto sbagliato che la vecchia legge di attrazione, quella occidentalizzata, ha fatto passare a non so quante persone, realmente, a tantissime persone, che la manifestazione è: ho manifestato Pinco Pallo, ho manifestato la casa, ho manifestato il lavoro. No, no. Che ha manifestato oggi il piatto e pasta è una manifestazione. Anzi, vado ancora più avanti. Hai manifestato la tua stessa vita, hai manifestato in questo istante che stai in vita, hai manifestato gli elementi che ti tengono in vita, hai manifestato tutti noi. Cioè, ecco, non c'è un momento che tu non manifesti. Non c'è la questione che la manifestazione è soltanto se io mi ci metto a pensare, se visualizzo, se dico le frasi mantra, se faccio la tecnica o se appunto manifesto X cosa o X evento che voglio. No. Dal momento che vieni al mondo, su questo piano terreno, tu manifesti nel 3D. Ora, la legge di attrazione in realtà
È quella che ti aiuta, o meglio ancora la disciplina mentale, è quella che ti aiuta a utilizzare questo potere che tu hai innato, tutti, a prescindere, per manifestare ciò che vuoi e non ciò che non vuoi. Ora, mettiamola così. Voi avete questo potere e finché siete degli addormentati nel sonno egoico, questo potere, questo vostro, facciamo finta che voi siete un re, ok? Ma non ve lo ricordate, il vostro regno viene gestito dal cattivone di turno, ok? L'usurpatore, ok? L'usurpatore di turno, ok? Ora quindi questo regno va in malora, va male, così è, però l'usurpatore sta utilizzando il vostro potere perché dice che fa, perché voi gliel'avete detto, ok? Vi ricordo sempre, io porto sempre l'esempio. Del Signore degli Anelli, la scena in cui il re Theoden è impossessato dal cattivone di turno, al male, per semplificare per chi magari non ha visto, e quindi gestisce il regno, sembra che lo gestisca lui, ma in realtà lo sta gestendo chi è dentro di lui. Il male, il cattivone di turno lo sta gestendo, ok? Funziona in questo modo. Quello che la legge attrazione fa, o meglio ancora la disciplina mentale fa, è appunto darvi una svegliata, togliervi da dalle grinfie del vostro ego, metterlo in un angolo e tornare voi a essere il re o la regina del vostro regno, quindi utilizzare questo potere come a voi più piace e pare. Utilizzare questo potere come a voi piace e pare nella maniera più opportuna, right? Ok, quindi voglio che in questo istante voi ripetete a voi stessi: io sto manifestando. Avete manifestato questo video? Avete manifestato, che ne so, qualsiasi cosa, quello che avete appena mangiato? Avete manifestato qualsiasi cosa. La vostra vita è un'intera manifestazione. La manifestazione non è soltanto quando adesso manifesto X o faccio la tecnica o fa. No, 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 no. Noi manifestiamo consapevolmente, inconsapevolmente, consciamente o inconsciamente H24, da quando siamo nati a quando a mani giunte. Passeremo oltre il velo, cioè no, ma ne giunte, però insomma, per farvi capire, cioè alla fine dei nostri giorni. Non c'è un momento che non sto manifestando. Vi garantisco che se ci fosse un'interruzione, io credo che ci ritroveremmo tutti in mezzo a un grande vuoto bianco. Se tutti a livello mondiale, su questo piano terreno, riuscissimo in qualche modo a smettere di manifestare il 3D in cui viviamo, ci ritroveremmo in sospesi nel bianco. Come era all'inizio l'universo, sospesi nel bianco, ah, oddio, che è? Così, a fluttuare in questa vastità del nulla. Così, se tutti noi smettessimo, perché vi ricordo che ogni energia singola cosa, va a contribuire a quelle collettive, e quelle collettive a loro volta vanno a contribuire, a influenzare quelle singole. È un dare e avere, un continuo scambio. Solo che quando voi vi risvegliate e cominciate a lavorare su voi stessi, ecco che finalmente manifestate, attenzione, manifestate intenzionalmente, manifestate in coscienza, in presenza, intenzionalmente. Ora sapete il potere che avete, ora sapete in che modo la realtà 3D funziona, sapete il rapporto fra voi e l'universo, sapete chi è che crea e cosa crea questa realtà. Ok? Chiudo qui il video. Era una piccola cosa che volevo ricordarvi, perché è importante comunque sia ricordare questo, che in questi istanti io sto manifestando. E non è la manifestazione soltanto che ah, oh, tizio ancora non mi ha invitato. Ah, no, ho manifestato ancora il lavoro. No, 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 no. In questo istante io sto manifestando qualsiasi cosa. Tutto quello che io in questo istante vedo intorno a me è una manifestazione. È qualcosa che ho manifestato. Beh, a un certo punto avrò manifestato la sedia dove siedo. O a un certo punto avrò manifestato il telefono che sto utilizzando. A un certo punto avrò manifestato il computer che sto utilizzando a vedere questo video. A un certo punto ho manifestato la penna che sto usando per prendere appunti per questo video. A un certo punto ho manifestato la maglietta che sto portando. L'ho manifestata consciamente o inconsciamente, volutamente o non volutamente, da risvegliato o non risvegliato. Ma comunque manifestate, non è che cominciate a manifestare quando mi avvicina alla legge di attrazione o quando mi sono risvegliata. No. Dal momento che venite su questo piano terreno e fate il vostro primo vagito, niente. Manifestazione. Anzi, in realtà vi sto dicendo una bugia. Perché
Perché avete già manifestato ancora prima. Avete manifestato il corpo che avete? Avete manifestato i vostri genitori? Avete manifestato la scelta di venire qui? Avete iniziato la manifestazione già quando eravate ancora nell'etere, quando eravate ancora energia, quando eravate ancora nell'uno. Avete già manifestato di là. Avete già cominciato a manifestare. Per non andare ancora più indietro e dire che avevamo già cominciato a manifestare quando l'universo decise che è giunto il momento di sperimentare qualcosa nel 3D. E creò tutto quello che abbiamo adesso. Ok? Fatene buon uso. Ricordatevi, nel momento che dite non sono capace a manifestare, no, sto già manifestando. Sto manifestando che sto respirando. Ho manifestato il bicchiere d'acqua corrente dentro la casa. Ho manifestato questo, ho manifestato quest'altro. Ho manifestato perché manifesto a livello di coscienza singola, che però è immessa in una coscienza collettiva. Quindi vivo in una multirealtà. Che è la mia, ma è anche quella degli altri da cui io ne vengo influenzata e influenzo. Sembra intricato. Il maestro Gesù amava moltissimo fare l'esempio dell'arazzo. L'arazzo davanti rappresenta una figura, un'immagine precisa, ma se tu lo volti, vedi tutto uno strano intreccio che non rimanda all'immagine di dietro, tutta bella definita. L'universo lavora per vie misteriose, ma l'universo manifesta H24 attraverso te. Poiché il regno di Dio, il regno dell'universo, come insegna il maestro, vive in ognuno di voi, quindi il potere è in ognuno di voi, solo che adesso l'avete utilizzato in maniera inconscia. E quello che fa legge attrazione, o meglio disciplina mentale, è utilizzare questo potere con responsabilità, in maniera volontaria, in maniera conscia, in maniera appunto consapevole, consapevole. Pollice in su, iscrivetevi al canale e vi aspetto qui con un prossimo video. Facciamo energia.